dottoressa Rita Palma dell'Istituto Relazioni Esterne dell'Istituto Nazionale per la Grafica. In che cosa consiste l'accordo dell'Istituto Nazionale per la Grafica e Fonderie Digitali? Allora, intanto siamo contenti di aver conosciuto questo gruppo di giovani che ci ha dato una tale energia che siamo usciti dalla riunione felici dopo tanto tempo. Questi giovani ci offrono la possibilità di verificare tramite il nostro laboratorio di diagnostica delle matrici la possibilità di applicare una teoria nuova, che è quella che loro propongono, alla duplicazione di matrici incise. Il museo appartiene ai beni culturali, al più grande patrimonio di matrici incise conservate. E la nostra idea è di far sì che queste opere d'arte, che non si possono più usare come strumento per produrre la stampa, perché nel codice dei beni culturali risultano opere d'arte da tutelare, dobbiamo trovare un sistema per duplicarlo affinché possiamo portare avanti la missione istituzionale dell'antico museo, diffondere l'iconografia della storia dell'arte contenuta in questi oggetti. Loro hanno proposto, insieme al nostro laboratorio di diagnostica, quindi ai nostri tecnici, che sono anni che affrontano questo argomento e che spesso anche con la collaborazione di importanti enti come il Poligrafico ha portato avanti delle proposte. Sono tutte fasi di sperimentazione che cercano di ottenere la più alta fedeltà all'originale e la spesa minore per poterle duplicare. I ragazzi hanno accettato la sfida, lavoreremo insieme, ci siamo intesi subito, facciamo passare l'estate, più che altro perché siamo tutti stanchi. Il progetto partirà a settembre, cominceremo a fare la sperimentazione in istituto insieme a loro. È veramente sorprendente. Un organo dello Stato, un gruppo di giovani con idee nuove si sono trovati e vogliono operare. Io credo che più di così non si voglia. Forse è un po' l'effetto Renzi che ci sta arrivando di rimbalzo, non lo so. Comunque giovani che lavorano. Giovani, belle idee, hanno affrontato loro il rischio di azienda, questo è importante, perché voi sapete che il Ministero non ha fondi per fare questo. Sperimenteremo con loro, troveremo le difficoltà e i modi per superare le difficoltà. Certo che se andiamo avanti così, cioè se impostiamo il ragionamento così sempre di più, questi ragazzi stasera hanno incontrato un altro gruppo, anche loro sono geniali, hanno delle idee che applicate alle strutture e alle necessità dei beni culturali potrebbero veramente fornire delle grandi soluzioni. Veramente c'è tantissimo qui, il problema è far arrivare queste notizie nei punti dove si fanno le cose, sempre il collegamento. Quindi io spero che questa struttura, questa sede con questi incontri possa far arrivare una notizia dove serve, dove ci siano altri soprintendenti, altri direttori che abbiano voglia di fare la sperimentazione. Noi siamo i primi, magari qualcun altro dirà perché non sperimentiamo con altri, non lo so, io me lo auguro che sia veramente l'inizio. Se non facciamo così perdiamo la nuova classe, i ragazzi, la loro intelligenza, la loro voglia di fare, e io vorrei tanto averli dentro.